Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Linea Diretta su Teletruria. Questa è una puntata un po' particolare, un po' speciale. Scherzando potremmo dire che è una puntata extra large, ma capirete perché. Soprattutto perché oggi non abbiamo un solo ospite come al solito, ma ne abbiamo addirittura tre. Per il nostro pubblico a casa non cambierà nulla, perché potrà naturalmente intervenire chiamando oppure scrivendo una mail che poi la regia si premurerà di farci avere. Allora, io prima di cominciare vi presento i nostri ospiti, cominciando dalla mia destra, dalla sinistra di chi guarda la TV, con il dottor Pierluigi Rossi. Dottore, grazie per essere qui e benvenuto. Bene, sono molto contento di essere qui a parlare di salute come ho fatto tanti anni fa e continuo a fare. È un grande piacere averla. Accanto a lui il professor Simone Vita, chirurgo bariatrico, che è già stato nostro ospite ma che è tornato con piacere. E accanto a me e accanto al professor Vita il dottor Stefano Tenti, direttore del Centro Chirurgico Toscano. Buonasera. Medico, urologo, però insomma diciamo che anche lui è un volto piuttosto noto per quanto riguarda la nostra trasmissione e Teletruria in generale. Allora, oggi vogliamo parlare di obesità e di chirurgia bariatrica, che non è altro che la chirurgia che interviene proprio sul problema dell'obesità. Cominciamo a scaldarci subito, dottor Rossi. L'obesità è io ho un po' di dati sotto mano, un po' di regioni, dopo scherzando guardiamo anche un po' le regioni più grasse, fra parentesi, d'Italia, così capiamo un po' come stiamo andando. L'obesità e quindi il sovrappeso è in grave crescita e sta diventando un problema sociale. È una malattia sociale, è un'epidemia, una vera e propria epidemia, sottovalutata, perché riteniamo che l'obesità sia soprattutto un fattore estetico. È una vera e propria patologia. Pensate che l'80% del diabete mellito tipo 2 è legato all'obesità. Quindi l'obesità non è salute. Questo dobbiamo prenderlo e metterlo in testa. Però vedete, questa mano che porta il cibo dal piatto alla bocca si muove tutti i giorni. E se non guidiamo questa mano in modo consapevole, attraverso un'alimentazione consapevole, questa mano porta costantemente cibo, spesso cibo di cattiva qualità, e questo semplice movimento della mano dal piatto alla bocca condiziona la salute. E soprattutto non è più il peso oggi e basta che guardiamo. Oggi la moderna ricerca scientifica guarda soprattutto la salute metabolica. La salute metabolica quando una persona perde la sensibilità all'insulina. Quando una persona perde la sensibilità all'insulina, cade in uno stato di insulinoresistenza che lo porta ad accumulare grasso e malattie. Professore, la situazione è allarmante come il dottor Rossi ci ha appena descritto? Ma non solo è allarmante, perché se vediamo i dati di un decennio fa, vediamo che l'obesità da una percentuale dell'11% mondiale è salita al 14%, ma si prevede che nel 2030 arriveremo al 17-20% di percentuale di obesi nel mondo. L'obesità, come già accennato il dottor Rossi, il problema è semplicemente che è un problema, diciamo, importante, in quanto è causa di una riduzione dell'aspettativa di vita e della qualità di vita. Si calcola che all'incirca, ovviamente a secondo del BMI e cose varie, la riduzione dell'aspettativa di vita può andare da un range da 8 a 13 anni. E la qualità di vita è ovvia, perché è molto correlata alle malattie dipendenti dall'obesità stessa. Già una ne ha accennata il collega con il diabete mellito tipo 2, ma sono tante altre patologie che sono legate all'obesità, dall'ipertensione, dal problema notturno, da tutte le sindrome da carico, e senza parlare di tutte le problematiche ovviamente sociali, di inserimento sociale. L'obesità è un problema importante, perché giustamente, come diceva, non è un problema estetico, è una malattia metabolica vera e propria, è la malattia dell'età moderna. Cioè oggi si comincia a inquadrare, a studiare l'obesità, si sono visti tanti problemi dagli studi effettuati, cioè nel senso che l'obesità ha una generica, una certa tendenza ad essere ereditata, e si parla oggi di genetic reset, cioè di un resettaggio genetico nell'obeso. Perché? Perché l'osservazione che abbiamo fatto tutti è che fino a che il paziente è in sovrappeso, i trattamenti, diciamo, medici che oggi si usano, come la modificazione del comportamento alimentare e l'aumento dell'esercizio fisico, aiutano a far dimagrire il paziente. Ma quando si supera un certo limite, punto di BMI, cioè il cosiddetto tipping point degli anglosassoni, è un punto di non ritorno, cioè i pazienti dimagriscono ma poi ingrassano, e entra una spirale
dalla quale non ne escono più. Poi ne parleremo dopo. Dottor Tenti, il problema dell'obesità e di conseguenza della chirurgia bariatrica come sua soluzione è un problema ben conosciuto al Centro Chirurgico Toscano grazie all'equipe del professor Vita. Sì, grazie all'equipe del professor Vita, si tratta di 3-4 chirurghi, la sua equipe è molto più numerosa, ma 3-4 di loro vengono oramai da 2 anni, bontà loro, ad Arezzo, al Centro Chirurgico Toscano, per effettuare questa tipologia di interventi. Cioè, come mai da Roma vengono fino ad Arezzo? Come al solito è una domanda complicata, le risposte possono essere più di una. Sintetizziamola. Perché non sempre negli ospedali più grandi, negli ospedali pubblici, ma anche in quelli a gestione privata più grandi, è possibile effettuare, senza avere delle liste d'attesa chilometriche, un'attività di super specialistica, quale potremmo definire quella della chirurgia bariatrica. Da noi queste condizioni si sono potute verificare, quindi è stato possibile organizzare un'attività che, facciamo dei numeri, l'anno scorso ha consentito di operare circa 500 persone. Questo è un intervento intanto, sì, abbiamo ripreso. Sì, sono interventi circa 500 persone per consentire, diciamola in termini un pochino grossolani ma spero comprensibili, per consentire al loro stomaco da bisaccia di diventare un tubo, cioè diminuire la capacità, il volume dello stomaco in modo tale che il cibo che vi si accumula dentro sia molto minore, la sensazione pertanto di sazietà arrivi molto prima e conseguentemente diminuisca la quantità di cibo ingerito e conseguentemente diminuisca il peso corporeo. Ecco, tutto questo detto così sembra una scemenza, in realtà richiede un po' di organizzazione, un po' soprattutto capacità da parte dei chirurghi, e questo gruppo romano, ripeto, bontà loro, hanno ritenuto che tra Roma, Arezzo, Firenze, forse il Centro Chirurgico Toscano è quello che ha garantito loro le migliori condizioni per lavorare. Prima di tornare a parlare della chirurgia bariatrica, faccio un passo indietro, voglio parlare ancora di obesità con il dottor Rossi. Quando arriviamo alla chirurgia, tutte le altre strade sono fallite, dottore. Come mai siamo ormai arrivati a una crescita così importante anche di interventi chirurgici? Perché non si comanda questa mano, prima di tutto, quindi è una malattia comportamentale. Ma ritengo anche che ci sia alla base anche un ritardo culturale e scientifico da parte non solo del mondo, diciamo, delle persone, ma anche della stessa medicina. Cioè, noi abbiamo sempre impostato l'approccio all'obesità e al sovrappeso con un calcolo giornaliero delle calorie. E questo è un approccio, secondo me, scientificamente superato, perché se noi abbiamo 5 litri di sangue, tutti noi, il cuore è una pompa che manda avanti 5 litri di sangue. Questa pompa da dove prende l'energia? Dal calore, come se fosse una caldaia, come se fosse un treno, come se fosse la nostra autovettura che accendiamo tutte le volte che saliamo in macchina, o prende l'energia dall'ATP, adenosina trifosfata, che è energia chimica. Il cuore prende energia chimica, adenosina trifosfata. Se prendesse il calore come sorgente d'energia, il nostro cuore brucierebbe. Se prendiamo questo concetto, tutto il calcolo delle calorie, out. Voi capite che è un ritardo scientifico, è un ritardo anche di approccio. C'è la necessità di aprire nuovi orizzonti nella scienza medica, in particolare nella scienza dell'alimentazione, che è rimasta all'Ottocento. Però, spaventosa questa cosa. Professore, però ne abbiamo parlato altre volte, quando si arriva all'intervento, non è così facile arrivare all'intervento, c'è un percorso lungo, complicato, sì. C'è un percorso medico multidisciplinare. Sì, diciamo che esistono linee guida che dicono che nessun paziente può essere sottoposto a intervento chirurgico senza che prima abbia percorso dei trattamenti medici, perlomeno abbia fatto tentativi di sistemare il suo BMI, il suo peso. E solo di fronte a una storia di anni e anni di tentativi di modificazione sia del comportamento ideologico che dello stile di vita, solo in quel caso si decide e si ha l'indicazione ad un intervento chirurgico. Però quello che volevo dire è che il paziente che
ha superato un certo limite di peso, noi vediamo nella nostra, raccogliendo la storia di questi pazienti, che è un via vai di perdere peso e riprendere peso, prendere peso e riprendere peso. Fisarmonica, banalmente. Questo yo-yo che chiamano i pazienti. Tutti gli studi si sono soffermati su questo fatto e si sono fatte delle teorie, delle ipotesi, cioè pensando che a un certo punto, che quando il paziente ha superato un certo limite di peso, non riesca più a ritornare indietro. Quello che chiamano gli anglosassoni, come dicevo prima, un punto di ritorno, cioè a quel punto è quasi impossibile che il paziente riesca a ritornare al suo peso originario, perché una tra le varie ipotesi più interessanti è quella che il cervello cerca di mantenere il suo status quo, cioè cercando di stimolare il paziente, il soggetto, l'organismo a introdurre più energia e risparmiare energia. Questa è una delle teorie che fa parte del reset genetico, che è stata fatta negli Stati Uniti studiando un gruppo di neuroinfiammazione cerebrale. E tutto parte ovviamente ovviamente quando si arriva a una disfunzione del tessuto adiposo, quello è giudicato il punto di non ritorno. Quindi, perché arrivano? Perché ovviamente sono sfiduciati, poi è ovvio che tutti questi tentativi di dieta poi alla fine porteranno che il paziente è talmente depresso che non cercherà più nemmeno di effettuare tentativi, dopo aver fatto anni e anni di diete, alla fine è talmente sfiduciato ovviamente che vede nell'intervento chirurgico la sua via d'uscita, anche perché purtroppo, non diciamo purtroppo perché in effetti la soluzione chirurgica non è che sia la migliore, è quella che, non avendone altre, è quella che dobbiamo l'unica. Fare, l'unica insomma. È quella che poi dà più risultati, perché in effetti riesce a mantenere, almeno nei studi fatti a 10 anni, perlomeno il peso corporeo perso con un lieve rialzo del 10%, però insomma, bene o male mantiene il peso perso dei pazienti nella oltre il 90% dei pazienti operati. Quindi questo è un dato importante. Che 90% dei pazienti? Sì, noi, dati, grande successo. I primi dati, sia per quanto riguarda il bypass che per quanto riguarda la SLIB, vedono che i primi controlli a 10 anni c'è una lieve ripresa di peso corporeo intorno al 10%. Allora, noi ci dobbiamo fermare, mi dispiace onestamente perché ci stavamo un po' scaldando. Noi ritorniamo fra pochissimo, sempre qui su Linea Diretta.